La comunità di Orciano di Terre Roveresche dà il suo ultimo saluto a Don Ennio Grandoni, tornato alla casa del padre alle 4:30 di questa mattina all'età di 91 anni. Nato a Fano il 19 agosto 1929, Don Ennio era stato ordinato presbitero nella cattedrale di Fano il 26 giugno 1954. Dal 2018 era ospite della casa di riposo di Orciano per motivi di salute che lo avevano fortemente limitato. Siamo chiamati, ha sottolineato il parroco di Orciano Don Mirko Ambrosini, nella fede a celebrare nella Pasqua di Gesù Cristo il passaggio di questo nostro fratello buono da questo mondo al Padre. Con umiltà, dedizione e disponibilità ha servito dal 1955 al 2018 la sua amata comunità di Orciano, un amore per il suo popolo contraccambiato visto il grande affetto che la gente ha sempre avuto per Don Ennio. A ricordarlo è anche il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. Don Ennio io l'ho conosciuto qualche anno fa, quando poi sono diventato sindaco del comune di Terre Roveresche. In parte lo conoscevo un po' anche prima, ma lui di fatto era legato ad Orciano, perché 50 anni o più che Orciano di Pesaro, ha fatto il parroco qui ad Orciano fino alla fine, ecco. Molto legato con tutti, con la comunità, aveva sempre una parola di conforto per tutti, quindi anche se era piccola aveva una forza straordinaria. Le esequie saranno celebrate lunedì 22 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Cristoforo a Orciano. La camera ardente sarà allestita nella chiesa a partire dalle ore 10. È una grande perdita. L'ultimo tempo, questo per farvi conoscere l'attaccamento che aveva per la nostra comunità, lui ha espressamente voluto terminare, insomma, i suoi giorni nella casa di riposo ad Orciano, perché lui è stato ad Orciano e voleva stare con gli orcianesi, quindi con la comunità oggi di Terre Roveresche, quindi è questo l'attaccamento che aveva per il nostro territorio.